battere. Mattei che cerca subito un cross, riceve palla di nuovo a Proietti che prova il cross in area, allontana però prontamente Pucci, anche se recupera subito palla da Tivoli che cerca di ragionare e riceve il pallone indietro a Scardala che tenta di lanciare in avanti, ma il pallone viene subito recuperato dal numero 8 De Luzzi che però subisce fallo. Siamo circa nel, proprio in mezzo al campo, subisce fallo dal numero 6 Bellini e quindi perciò ci sarà calcio di punizione per il Villalba Cresmoca che sta per essere battuto dal numero 6 Ranieri, pallone per il numero 3 Pulci che prova subito un passaggio, stoppa benissimo il numero 10 Mereu che nonostante cada poi riesce a rialzarsi e a tenere il pallone, siamo vicino alla fascia destra, pallone per Regis che cerca un compagno a cui passare il pallone, fortuna però la deviazione per il numero 9 del Villalba Cresmoca, ci sarà a questo punto però ci sarà rimessa laterale per la T per, no 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 scusate rimessa laterale normalmente per il Villalba Cresmoca, si accinge a batterla Lanciotti, cerca un compagno a cui passare e questo compagno si tratta di Taverna che prova un cross in mezzo ma il numero 3 Virdis della Tivoli respinge prontamente in calcio d'angolo che verrà immediatamente battuto dal numero 10 Mereu, vanno a saltare in area Regis, Pulci, Ranieri e Lanciotti e De Luzzi, quindi ben 5 saltatori in area per il Villalba Cresmoca, calcio d'angolo che sta per essere battuto appunto come dicevo da Mereu, l'arbitro richiama un attimo i giocatori per riportarli all'ordine, calcio d'angolo che viene battuto in questo momento da Mereu, pallone in mezzo ma viene prontamente respinto, attenzione colpo di testa da parte di Bari, viene bloccato prontamente da Siccardi, siamo al quinto minuto e credo che sia il momento di dare la linea allo studio, ancora 0-0 tra Tivoli e Villalba. Grazie anche a Vincenzo Genga, noi spostiamoci, ci spostiamo che andiamo al girone B, esattamente a Gaeta, dove ci aspetta Erasmo Lombardi, che per Gaeta Astrea seguirà la gara facendo la telecronaca anche per Telegolfo. Vediamo se Erasmo può risponderci in tempi brevi, eccolo qui. Risponde dal versante opposto l'Astrea, che è la squadra, lo sapete tutti ormai, della Polizia Penitenziaria, Ministero della Giustizia di Roma, una società gloriosa, una società che ha calcato campi di Serie C e che ha dato anche i natali dal punto di vista sportivo a tanti campioni che poi hanno militato anche in categorie superiori. Astrea che è venuta a Gaeta con Spilabotte, Cruciani, Briotti, Mollo, Cipriani, Di Benedetto, Amico, Bagnarelli, Di Iorio, Alessio Cipriani e Aglietti. In panchina insieme a mister Ferretti ci sono De Santis, Monti, Dolce, Dionisi, Petroni, Buona Volontà, Maiuri, Botti e Sperandio. L'arbitro è Di Cassino ed è il signor Di Palma, coadiuvato da De Bellis e Ferruzza di Frosinone. Gara che è iniziata ormai da 2 minuti e 20, finora sembra che l'Astrea voglia proporre qualcosina di più dal punto di vista dell'atteggiamento sul terreno di gioco, squadra romana che finora ha praticamente gestito questi primi secondi di gara con il Gaeta che si limita per il momento a rintussare le iniziative dei centrocampisti romani che adesso provano ancora con un'azione concertata proprio sulla linea di metà campo, ma il Gaeta riesce a fare break, forse c'era un fallo a centrocampo con una spinta da dietro sul calciatore in maglia biancoceleste che aveva stoppato palla, che rimane peraltro a terra, viene soccorso dal direttore di gara che va a sincerarsi delle sue condizioni, speriamo che non ci sia nulla per il calciatore che è rimasto a terra e che per fortuna si rialza prontamente, intanto dobbiamo ovviamente ricordare con grande dolore Loris Azzaro, arbitro di 25 anni di Aosta, che era stato chiamato, avrebbe dovuto dirigere oggi una gara del campionato di eccellenza in Basilicata e purtroppo mentre si recava all'aeroporto di Caselle a Torino per poter prendere l'aereo e andare lì dove l'associazione arbitri aveva designato la sua presenza, è incappato in un incidente stradale, ha perso la vita a soli 25 anni. Allievo di polizia, stava cercando di costruire la sua vita e purtroppo la sua passione per il calcio dilettantistico
nel quale appunto esercitava il ruolo di arbitro, lo ha tradito peraltro per essere destinato a dirigere una gara così lontana dalla sua provincia di appartenenza, vuol dire che era anche uno dei più quotati in procinto di magari essere assegnato alla Candì, alla Serie D, quindi davvero una grande perdita. Rivolgiamo un sentito pensiero alla sua famiglia. Intanto ancora calcio d'angolo per la Strea sul settore di destra rispetto al fronte d'attacco della squadra ministeriale, con il calcio d'angolo battuto con il piede sinistro da parte di Amico, palla che spiove al centro, attenzione pericolosa, non ci arriva nessuno, però la difesa ha buon gioco nel impedire l'impatto col pallone da parte degli attaccanti. Adesso Gaeta che ha un po' di spazio, sembra proprio questa la chiave di lettura della gara in questi primi minuti, un Gaeta che si limita a ripartire in velocità, adesso c'è spazio, palla dentro, fallisce però l'imbucata Carnevale che aveva a sua disposizione un corridoio invitante per servire Garzia, non ci riesce, ancora Zoetei sul settore di destra. Alla fine di questa azione ripasseremo la linea allo studio degli amici di Radio Roma che sono in ascolto in diretta, oltre ovviamente a RTG Telegolfo. Palla per Siciliano che si lascia superare sulla fascia da Simonetti, che ancora è in possesso palla, ottima l'azione che entra Siciliano, un passo dalla porta, tiro e bella parata di Spilabotte con questo intervento che salva tutto, anche se c'era Garzia praticamente appostato sulla linea di porta che non aspettava altro che l'assist da parte del numero 3 siciliano, che si era fatto vedere e si era inserito benissimo, ha visto solo la porta il giovane numero 3 classe 2000 del Gaeta, non ha guardato al centro, peccato, c'erano due uomini in posizione sicuramente migliore di lui. Seguiamo insieme questo calcio d'angolo, palla che sta per giungere al centro, c'è Corrado ma anche lui si porta verso l'interno dell'area, palla sul primo palo, c'è un rimpallo e la sfera termina sul fondo con il tocco di Marciano al sesto minuto di questo primo tempo. Gaeta e Astrea sono sullo 0-0, un'occasione buona per passare in vantaggio per il Gaeta qualche attimo fa con il tiro di Siciliano. Allora, noi torniamo in studio, c'è arrivato il primo gol della giornata per il Nomentum, ha segnato Sacripanti, quindi Nomentum 1 Cantalice 0 nel girone B di promozione. Nel girone A di eccellenza invece Giordani al primo minuto ha realizzato il vantaggio per Lanzio contro la Boreale. Direi di continuare con i nostri collegamenti, dando la linea ad Alessandro Natali per il girone B di eccellenza. Alessandro Natali che seguirà per noi la gara da Atletico Vescovio e Casal Barriera, quindi la terza forza del campionato. C'è Alessandro, quindi buongiorno Alessandro. Buongiorno Paolo, buongiorno Domenico, buongiorno a Massimiliano che è lì in regia, soprattutto buongiorno agli amici che ci hanno radio ascoltatori che ci ascoltano su www.radioromafutura.it. Siamo qui all'Accademia Sporting Center di via di Sette Bagni, dove da 8 minuti sono in campo Atletico Vescovio e Casal Barriera, gara valevole per la sesta giornata di ritorno del girone B di eccellenza 2019-2020. Il Casal Barriera, terzo in classifica con 2 punti in meno del Gaeta secondo, viene dalla netta e inaspettata sconfitta con la Pro Cisterna per 3-0, mentre l'Atletico Vescovio viene dal successo per 3-0 a Maranola contro il Formia. Andiamo a leggere subito le formazioni. Il Casal Barriera scende in campo con Facchini, Ulisse Cassetti, Mastroddi, Matarazzo, Mele, Pratillo, Rodolfi, Nardecchia, Surluini, Costantini. A disposizione di mister Alessandro Damiani ci sono in panchina Luciani, Gullotto, Bordi, Frateani, Danzucchi, Campanella, Scione, Fichera, Suauro e Nanni. Risponde invece l'Atletico Vescovio con Alessandri, Erozzi e Moresi, Masi, Lunghi Alessandro, Lunghi Ivan, Amici, Bornigia, Potenza, Pietro Battista e Rocchi. A disposizione di mister Ermanno Panza ci sono Giombetti, Dalla Palma, Apostoli, Cala, Ciampini, Criscuolo, Evora Barro, Spaccioli e Colapietro. Arbitra l'incontro il signor Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino ed è coadiuvato degli assistenti il signor Gabriele Lisino di Ostialido e il signor Alessandro Mai della sezione di Aprilia.
in questo momento c'è un calcio di punizione in favore del Casal Barriera, che gioca in maglia verde con calzoncini bianchi e calzettoni verdi con risvolti bianchi, e che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Calcio di punizione battuto in questo momento da Costantini direttamente dalle braccia di Alessandri, caro Alessandri, ex portiere del Retum Monterotondo, il numero invio del portiere dell'Atletico Vescovia, la palla per Pietro Battista, poi lo viene fermato dalla difesa ospite, però rubano palla i giocatori di Armando Panza con Perotti. Calcio di punizione in favore dell'Atletico Vescovia, che era in linea per seguire questo calcio piazzato in favore della compagine allenata da Armando Panza, che ricordiamo a 25 punti dalla playout, 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta, che è 2 punti in meno rispetto alla zona salvezza diretta, e viene, come abbiamo già detto, dalla vittoria per 3-0 a Maranola con il Formia. Calcio di punizione battuto in questo momento direttamente dalle braccia di Pacchini, ma c'è il fischio da parte del direttore di gara che ferma il gioco e decreta il calcio di punizione in favore del Casal Barriera. 11 tiri al cronometro qui all'Accademia Sporting Center a via di Sette Bagni 340. Il risultato è sempre quello di partenza, ossia 3-0, Casal Barriera 0. La linea torna a voi in studio. Grazie Alessandro, scendiamo in promozione con Maglio Vignola per Monte Mario Fiumicino. Domenico, so che hai da darci qualche aggiornamento. Sì, ci sono due aggiornamenti, uno per il girone A e uno per il girone B di eccellenza. Nel girone A, oltre al vantaggio del Lazio per 1-0 con il gol di Giordani al primo minuto sulla Boreale, da segnalare il vantaggio esterno dello Sporting Gelsano sul campo delle Retum Monterotondo, il marcatore al terzo minuto Matteo. Nel girone B, Litri sta conducendo per 1-0 sul Formia, il gol al settimo di Cano. E allora ti do un altro aggiornamento dal girone B di eccellenza, che è arrivato proprio in questo momento, perché l'Insieme Osonia si è portato in vantaggio contro la Vissezze sul proprio campo, al 13° minuto ha segnato Zonfrilli. 7. Non c'era Maglio Vignola, e allora c'è altri... c'è anche il vantaggio dell'Unipomezia sul campo dell'Ottavia nel girone A di eccellenza. Tra qualche minuto indicheremo anche il marcatore di questo vantaggio esterno dell'Unipomezia. E allora altri due aggiornamenti dalla promozione, invece questa volta nel girone A, Grifone Gialloverde in vantaggio sulla CSL Soccer al 9° minuto, il gol di Abruzzetti. Invece nel girone C, il Terracina sta vincendo contro la Virtus Ardea al 6° il gol di Iesci. Quindi per il Terracina sarebbero 12 le vittorie consecutive in un girone in cui già si sono registrate le 15 della V3 Roma Team, fermato se non ricordo male 3 settimane fa. E allora linea a Maglio Vignola per Monte Mario Fiumicino. Ciao Maglio. Paolo, buongiorno, buona domenica qui dal Gentili di Monte Mario. È iniziata la partita da qualche minuto fra Monte Mario e Fiumicino, due squadre con obiettivi diversi della stagione. Il Fiumicino vuole rimanere in scia della terza classifica dopo il mezzo passo fatto di domenica scorsa contro il Ronciglione United, che ricordiamo nell'anticipo di ieri è stato sconfitto 0-1 a domicilio contro il Tolfa. Il Monte Mario, che si trova nei bassi fondi della classifica, penultima la formazione di Roma Nord, oggi cercherà di trovare un sorriso davanti al pubblico amico, dove da parecchie giornate la formazione capitolina non vince. Ricordiamo che in settimana è cambiato l'allenatore nel Monte Mario, al suo posto è arrivato il nuovo tecnico, è Giancarlo Oddi. Ricordiamo i trascorsi della Lazio dello scudetto dei Maestrelli del 46, Giancarlo Oddi, che oggi però non è a disposizione, qui da parte della tribuna, sarà in panchina regolarmente domenica prossima a guidare la propria squadra, anzi in settimana in Coppa Italia. Adesso il Fiumicino che va alla conclusione con l'esterno difensivo numero 4, la conclusione viene murata dal portiere di casa, la prima azione quinta degna di nota del Fiumicino, che ricordiamo deve cercare di ottenere un risultato importante se vuole mantenere la testa della classifica in questa comunque difficile trasferta romana. Andiamo al lettore delle formazioni. Allora,
Studio, Maglia Vignola aveva qualche problema nel collegamento. Nel frattempo segnaliamo il 2-0 dell'Insieme Sogno sulla Vissezia, al 16° il gol di